Good morning, welcome back to another unboxing. Oggi abbiamo trovato questa, è una bustina di Commander Master, no, Collector. Ve lo confesso, mi si è aperta. L'ho aperta per sbaglio perché ero convinto di stare registrando, ma non stavo registrando. Quindi, se la vedete così, non è perché mi sono attrezzato il pacchetto, ma semplicemente perché sono un imbecille. Detto ciò, strap! Facciamo finta che l'ho aperta adesso. E andiamo a estrarre il contenuto. Allora, intanto guardate che bello sto token zombie con dietro il costrutto, bello, bello, bello. Ah, questa è una collector di Commander Master. Inutile dirvi che non bastano 50 euro per questa bustina. Perché? Perché è una collector. Collector. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è intanto un quantitativo di rare e mitiche non comuni diverso dal solito. E poi sono tutte foil. Tutte. Nella migliore delle ipotesi sono foil, cioè nella peggiore delle ipotesi sono foil, nella migliore sono borderless, etched foil e via dicendo. Comunque, noi qui abbiamo uno dei. Mamma mia, ma ce la famo a mettere a fuoco? Ole, grazie. Abbiamo un Old Glitter Foil che non è malaccio, non lo gioco però stiga, è una bella carta. Poi Writ Bones, anche questa è molto carina. Ainok Bunkin, ah, questa c'ha Outlast. Non ci credo, ricontrollo che Plasma Plascante non è tasfa. Questa qua la posso mettere in un mazzo che giocavo da un po' fa, forse. Ok. Oh, Equip. A me, onestamente, il foil delle Commander Master non mi piace perché pare che si è rovinato. Pare che se lo sono magnato l'umidità, invece no. È proprio l'eccedo di sta cosa. Vabbè. Victimize. Show target to creature card in your graveyard. Sacrifice a creature. If you do, return the chosen card to the battlefield tapped. Questa è carina. Peccato che Sorcery, ed era già non comune, quindi se potete notare in una collector voi avete 1, 2, 3, 4 comuni, che servono a un cazzo, e poi la non comune. Andiamo avanti. Un altro Slimefoot! Che bello, cioè praticamente questa espansione c'è solo Slimefoot, non lo so io. Vabbè. Una bella isola foil, che non è male. Mi piaci, tu vai subito al mio mazzo con Feather The Redeem. Sì, mi piace. Guardate che bello che è. Borderless, non è foil, peccato, però è borderless, non è male. Oh, ma quanto è bella sta illustrazione della contromagia! Ma quanto è bello sto counter! Bello, 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 ci piace. And another one. Cioè, quindi in una bustina io ci ho trovato uno Slimefoot foil normale e uno Slimefoot borderless. Vabbè. Lorenzo, se sei all'ascolto, pigliate sti funghi, mortacci tua. Ok, detto ciò. Questa è buonissima. Questa è buonissima. Io so già dove infilarti. Cioè, questa è mezza viotta. Cioè, questa è mezza viotta, regà. E comunque, quanto cazzo è bella. Godo, godo forte, godo molto forte.
Tu sei carino. Tu sei carina. Carina, 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 carina. So già dove metterti. Dice proprio You control from a colorless source. Eldrazi. E la Madonna. Stupenda. È bella sta terra. E abbiamo una terra doppia. Vabbè, te non vali un cazzo, ma sei stupenda anche tu. Sarà un paio d'euro questa. 5-5 a costo 7, volare free strike. If a source will deal damage to an opponent or a permanent or an opponent control, that source deals double that damage to that player or permanent instead. If a source will deal damage to you or a permanent you control, prevent half of that damage rounded up. Sì. A costo 7, 5-5, sei un po' troppo. Sei carina, ma sei un po' troppo. Cioè, regà, molto meglio con Flying, Vigilance, Indestructible, other permanents you control have indestructible. Cioè, tre righe di testo. Tre righe di testo per fa qualcosa di veramente devastante. 100.000 righe di testo per fa un cazzo. Vabbè, questa è la bustina, totalmente worth it, totalmente bella. Io adoro sta contromagia, non vedo l'ora di mettere dentro il mazzo. Però abbiamo visto tanti unboxing delle collector di Commander Masters e sfortunatamente questa è una mosca bianca, ha emosculato. Di solito tutto questo value non c'è dentro una bustina di Commander Master. Però, voglio dire, chi non risica non rosica. Detto ciò, alla prossima sbustata!